Il COBAS CODIR, tramite il segretario regionale Marco Schillacci, interviene nel merito delle prospettive dell'indotto e del personale dell'IRSAP, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Che tipo di politica intende intraprendere per quanto riguarda la tutela dell'IRSAP in questo momento così difficile? Allora, intanto la legge del riordino risale a quasi 7 anni fa. È un tempo lunghissimo che ha creato grandi disagi all'interno della struttura IRSAP. E evidentemente in questi anni molte cose potevano essere fatte, ma il tempo è trascorso, ahimè, inesorabile. Ora dobbiamo cercare di recuperare il tempo perduto. Ci auguriamo che questo governo finalmente riesca a dare un segnale chiaro su quello che deve essere il futuro dell'IRSAP. Ed è proprio su questo che voglio fermarmi, ma i vari dipendenti dell'IRSAP, sia quelli effettivi che i precari, che situazione vede lei in questo momento? Allora, intanto ci sono 250 dipendenti in tutta la Sicilia, sono dipendenti di ruolo, 19 ex EAS e 35 precari. Per quanto riguarda ovviamente il personale di ruolo, come dicevo poc'anzi, attende delle risposte fattive per cercare di dare e continuare a dare il contributo che ha dato in questi anni. Quanto riguarda gli ex EAS, che sono vincitori di concorso, spetta a loro ovviamente di essere inseriti a tutti gli effetti, diciamo, nella struttura a pieno titolo. E un ulteriore passaggio ovviamente devo farlo sui precari, perché loro devono innanzitutto fare un passaggio che è quello prima del transito e poi l'inserimento in pianta organica. Ovviamente loro è da 27 anni che attendono questa benedetta stabilizzazione, credo che sia arrivato il momento storico di dare a loro le giuste risposte, e la politica in questo non potrà ovviamente esottrarsi. Quindi auguriamoci che sia per quanto riguarda il futuro dell'IRSAP, che ovviamente per il futuro fondamentale dei dipendenti e di un indotto che è altrettanto fondamentale, lo è stato in questi anni e lo continuerà a essere, di decidere definitivamente quale deve essere il futuro, il diciamo ragionamento complessivo da adottare, perché comunque c'era la possibilità di fare grandi investimenti nel nostro territorio. E infatti veniamo proprio al dunque, il sindacato che lei rappresenta, il COBAS CODIR, come si pone su questa vicenda di tutela di questi lavoratori? Allora, il sindacato è sempre stato protagonista, continuerà ad esserlo, sarà sempre presente. Il sottoscritto ha avuto l'occasione più volte in commissione bilancio e attività produttive di manifestare la posizione, è molto chiara, e c'era quello di garanzia dei diritti dei lavoratori, garanzia nei confronti dei cittadini, perché un migliore funzionamento dell'ex territorio per quanto riguarda l'ex ASI dà delle risposte al popolo siciliano che le attende da troppo tempo, e quindi noi saremo lì pronti ad intervenire e a cercare di risolvere tutte le questioni, però insieme alla politica e all'amministrazione, che deve dare anch'essa il proprio contributo.